iniziare questo video, volevo ringraziare il concessionario Vacanze 2000 di Monza perché, se non ci avesse messo a disposizione questo fantastico semi-integrale della Hobby, noi non avremmo mai potuto realizzare questo video e quindi voi non avrete mai potuto sapere che esiste un mezzo che, secondo me, a mio parere, è veramente fantastico. Quindi grazie Vacanze 2000 e adesso vediamoci il video. Se c'è una cosa che stupisce uno come me, di estrazione caravanista, è che ogni tanto, raro, ma capita quel camper che uno dice: beh, se avessi una famiglia e volessi comprare un camper, oh ragazzi, questa è un'opzione. E questa volta l'ho trovato, grazie a Vacanze 2000 di Monza, su questo giocattolino qui, che è un semi-integrale della Hobby, su meccanica Citroën si vede il double chevron, che è caratteristica del marchio Citroën, è un Optima On Tour T65 HKM. E giuro, per ripetere questa sigla ci ho impiegato una vita. Però, ragazzi, seguitemi, perché la domanda è: che cos'ha di così sconvolgente e seducente questo mezzo per aver convinto perfino me? Perfino me! Venite. Allora, facciamo stare l'estetica, perché è carino, bello, ok, piacevole, questa è soggettiva. Però già il fatto che finestrini a filo, già una cosa abbastanza, se vogliamo, simpatica, eccetera. Ma entriamo, perché è dentro che si vede quello che c'è. Allora, mentre entriamo, ricordiamoci che la porta è della Artal. Allora, il mondo si divide in due: quelli che hanno le porte d'ingresso della Artal e gli altri. Perché porta d'ingresso della Artal significa avere la pigna da spendere in roba che serve, perché più costose e meglio fatte di queste sul mercato non si trovano. Venite. Allora, prego. Ringrazio la mia gentile operatrice. Vedete come sono contento di farvi vedere questo mezzo qua, ma sul serio, eh. Allora, intanto, vabbè, vi faccio vedere la parte più banale, e banale non è, che è in coda i letti a castello. Che uno dice: vabbè, ciao mafo, sono sempre quelli. È vero, sono sempre quelli, due letti a castello, però già troviamo una cosa di particolare, ovvero il materasso che è diviso in tre parti, quindi è richiudibile in sezioni, e questa è un'altra cosa, e così pure la rete. Quindi ha la rete a doghe che è richiudibile in sezioni, così come il materasso. E questa è una peculiarità unica che troviamo solo qui, e dobbiamo dire grazie a Hobby su questo punto, perché è una cosa che alla fine sembra. Cioè, tutti vi diranno: eh sì, tanto a cosa serve? Sì, ok, prendetevi nota, perché questa è una cosa che serve invece. Questa è una cosa che serve. All'ingresso ci sono le due centraline sopra la porta, come al solito, diciamo. Buongiorno, gentile operatrice. Attenzione alla cabeza, che mi si spacca la voce. Allora, abbiamo il riscaldamento truva e la centralina Hobby, e volendo, con l'applicazione che fornisce la Hobby, si può governare il tutto anche a distanza. Allora, dicevamo, la cucina intanto è già qualcosa di rivoluzionario, perché, come vedete, è sulla porta d'ingresso, non è sul lato opposto, come secondo me dovrebbe essere. È una cucina molto lineare, semplice, ma tutto quello che serve. Se vedete, è studiata ergonomicamente anche bene, perché ha il suo bello spazio, con una accessibilità dall'interno. Sul posteriore, se vedete, lì c'è un vano, si può accedere anche dall'esterno. Io qui suggerirei di mettere un bel contenitore per la raccolta differenziata, per esempio, che così un tagli cipolla e butta già via le dita. Fantastico. I pensili, quello che è un classico Hobby. E su questo non dico nulla, perché a Hobby nessuno insegna niente. Su queste cose funzionano da Dio già da soli. Abbiamo il classico cassetto per le posate, è
tutto come si conviene ritardato, però nella chiusura, però se vedete, cioè gli spazi ci sono e sono anche ampi, cioè questa cucina qua in realtà, che sembra così toma toma cacchia cacchia, in realtà ha il suo bel perché, cioè rispetto a tante altre è realizzata in maniera tale, è studiata ergonomicamente in maniera tale da avere, da poter contenere tante cose in poco spazio, non è per niente male, sembra più grande di quello che è in realtà. Ma adesso io non vi faccio ancora vedere la cosa che mi ha seduto di più, perché da gran carogna andiamo a vedere le parti secondarie, diciamo. Il bagno. Allora, sto bagno qua, in un bagno così, hanno fatto uno, lavandino che non è satinato. Io dichiaro guerra ai lavandini satinati, che ogni volta che si puliscono sembrano sempre sporchi. Invece ha il lavandino bello, plastica, pulito, eccetera. Vi c'è cassetta. Tutta la specchiera che nasconde i contenitori per poter mettere spazzolini e quant'altro. Guardate che bella doccia. Guardate che bella doccia. Questa è una doccia seria. Guardate, con questo si chiude. Cioè, e se mi guardate anche il materiale, io vi chiedo la cortesia di non credermi. Cioè, vi chiedo la cortesia di venire qui a vedere. Oh ragazzi, che poi qua stiamo parlando di un mezzo comunque in 6,99 m, perché per quello che vi ho fatto vedere finora non è così da dare per scontato sta cosa. Guardate l'armadio, l'armadio ha la luce che si accende. Guardate che armadione che è, cioè è un armadio grande, questo è un armadio regolare fatto veramente bene, questo è un armadio in cui se dovete mettere qualche cadavere, date, visto che scrivo anche libri gialli, cioè l'ideale, qui i cadaveri ci stanno. E adesso iniziamo a vedere di che cosa volevo parlare. Letto discendente, eccolo qua, del tipo elettrico, vabbè, che si schiaccia e scende, che si schiaccia in su e risale, e fin qua. E questo è il matrimoniale. Guardate di cosa stiamo parlando, guardate che dinette. Doppia dinette matrimoniale, quindi qui eventualmente si può fare un letto di fortuna se arriva qualche amico, qualche parente. La zia Concetta che arriva sempre quando non deve, ecco, può dormire lì la zia Concetta, con un divano laterale. E qui ha l'altra parte del tavolo che si può estendere in maniera tale che anche chi è qui può mangiare, quindi ha un soggiorno immenso. Significa che se abbiamo due bambini possono fare anche i compiti di scuola, intanto noi stiamo facendo altro, senza disturbarsi. Cioè, ragazzi, qua stiamo parlando di una cosa seria. Quando dico che questo mezzo è pensato seriamente, qui sotto troviamo il riscaldamento. Perché l'armadio è così ampio e regolare, che è una cosa importante? Perché il riscaldamento, opla, l'hanno messo, scusate, si vede che io vengo dal mondo delle carro, sono un po' imbranato, si canta. Allora, l'hanno messo qui sotto, eccolo lì, che così non disturba, non crea problemi, è in un modo... Ah, ecco, guardate, poi c'è un'altra cosa, già che ci siamo, che la faccio vedere. Guardate un po' qua questo. Serve, se volete creare un maxi matrimoniale esagerato, largo quanto tutto questo spazio. Però, vabbè, queste mi sembrano... Ecco, questa mi sembra più una cosa... Che vabbè, sì, l'hanno fatta, complimenti, però non ci punterei proprio, tantissimo, perché diventa anche una rottura di scatole. Invece, secondo me, la cosa intelligente è che se arriva la sorella Eufemia col marito Oronzo e col bambino Gualtiero, Eufemia e Oronzo mi dormono qua e Gualtiero si dorme qua. Per esempio, noi dormiamo qua sopra e i nostri figli dietro. Cioè, capite che questo mezzo è di un'intelligenza pazzesca. Poi, come tutti i semi-integrali, ha l'oblò panoramico, finestrone panoramico davanti. Vabbè, questo che cosa volete che vi dica? Classico furgù, è sempre lui, insomma. Con una cappelliera, se vedete, bella ampia, sopra, a giorno, così, intanto che Andrea guida, c'è Milena che può prendere la cartina, quando non le serve la mette su, quando le serve la mette giù, per esempio, che non è male. Cioè, sto mezzo qua, adesso ditemi un po', scusi operatrici, facciamo vedere anche il porto TV? Qua ci sta la TV,
perché c'è l'attacco, eccetera. Anche lì la televisione col braccio si mette lì e può essere vista ovunque. Cioè, questo è un mezzo veramente pensato. Adesso, prima di andare sull'esterno, ultimo ma non ultimo, questa è una estensione che c'era sulle Canon degli anni 80, 70-80, poi l'hanno tolto, non si capisce perché, per avere un piano più ampio in cucina. Questo è un mezzo veramente intelligente, ragazzi. Ditemi quello che volete, ma questo è un mezzo intelligente. E adesso venite che vi faccio vedere qualcos'altro. Sempre se riesco a sbarro. Sì. Allora, guardate. Allora, è così che si fa? È alto. No, così è chiuso. Così è chiuso. Quindi così è aperto. Vedete che io... Cioè, quando si dice che uno... No, è che in carcere, quando avevano fatto la lezione su come rubare nei camper, io quella lì l'ho saltato. Vabbè, avete, guardate un po', allora, guardate sotto, è ovvio che c'è l'obbligo delle bombole, quello è il vano bombole, che ruba linearità al gabone, ma qui ci sono due cose su cui dobbiamo ragionare. Uno, in 6,99 m, tutto sto popolo di roba, non è che esiste la perfezione, qualcosa qualche parte dobbiamo pagare, ma la paghiamo in una cosa che è una sciocchezza, perché se uno è minimo intelligente non mi ci mette lo scooter dentro col motore a scoppio che puzza e lascia giù olio che schifo, ma cosa fa? Si prende un bel portamoto, se lo aggancia dietro e il gioco è fatto. Ah, intanto guardate che luce che ha, quella sorraggiù via, vi abbronza intanto che mettete la roba lì dentro. Cioè, guardiamo anche l'estetica. È un mezzo bello pulito, lineare, non ha una sbavatura che sia una. Ah, questo è alluminio perché è freddo.